La Vergine di Oliva. E allora, visto che parliamo di pesca, diamo spazio alla rubrica di Edoardo Spera sul mare e la pesca. Un fermo pesca di 45 giorni da attuare attraverso misure compensative come quella di ripulire le carcasse e i rifiuti sui fondali che ostacolano la riproduzione degli stock ittici. È la proposta del ministro dell'Agricoltura Saverio Romano per tutelare l'ambiente ma anche i pescatori, che diventano così un po' gli spazzini del mare. Spazzini non è una parola che a me piace, diventano numi tutelari di un bene che è dell'umanità, che è anche la loro fonte di reddito. Riuscire a pulire fondali significa fare il ripascimento, fare della buona ecologia e dare anche un'immagine di un mondo che è importante, che non va disperso. Noi dobbiamo difendere questo comparto che rappresenta una parte importante della nostra economia, ma che rappresenta anche un modello sociale che non vogliamo disperdere. E consentire la riproduzione di stock, per cui ovviamente, l'economia del settore ittico. Ovviamente, abbiamo incontrato anche la disponibilità della commissaria Damanaki anche in futuro a fare in modo che questo fermo possa diventare una misura strutturale e non congiunturale come in questo momento. E l'accordo Mercosur potrebbe danneggiare in qualche modo il Made in Italy, la qualità Made in Italy, si parla di grosse produzioni. Dipende da come si fa l'accordo.